tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestato dalla polizia uno spacciatore di eroina. L'impresa di un ciclista fanese sul passo più alto del mondo. Sia di Ville, il film girato a Fano, il cast ringrazia la città. Tra poco, primo cittadino in diretta con il sindaco di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale sul canale 17 di Fano TV. C'è Occhio alla Notizia che comincia con la cronaca. Un tunisino aveva scelto un canneto lontano da occhi indiscreti per spacciare droga. È stato individuato, scoperto dalla polizia. Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì scorse, hanno effettuato una serie di controlli sul territorio su persone, casolari abbandonati e possibili luoghi di spaccio di stupefacenti concentrati soprattutto nella zona di Metaurilia. Questa presenza costante sul campo ha portato gli agenti ad individuare ed arrestare in flagranza di reato nel pomeriggio di ieri un trentenne tunisino clandestino e senza fissa dimora che in un canneto adiacente alla ferrovia vicino al sottopasso che conduce nella spiaggia di Metaurilia, dalla mattinata inoltrata portava avanti una notevole attività di spaccio grazie alla folta vegetazione che impediva ogni visuale. Lo spacciatore, colto sul fatto dagli agenti appostati nei pareggi, era in possesso al momento dell'arresto di 30 dosi di eroina per un valore di oltre 3.000 euro e di 1.500 euro in contanti, provento probabilmente dell'attività di spaccio. Processato per direttissima nella mattinata di oggi, è stato condannato ad una pena di 10 mesi e 2.000 euro di multa con obbligo di firma, confiscati soldi e droga. Altri controlli hanno consentito di individuare due persone colpite da mandato di espulsione, una nigeriana di 25 anni accompagnata a Roma al Centro Nazionale Espulsioni ed un rumeno di 30 anni che deve lasciare il territorio nazionale entro 10 giorni. Controllati diversi casolari abbandonati, dicevamo, in uno dei quali gli agenti del commissariato hanno ritrovato e sequestrato 70 capi di abbigliamento contraffatto tra giubbotti e felpe delle più note marche sul mercato. E adesso vi raccontiamo la storia di l'avventura di un fanese che ha percorso 500 chilometri in bicicletta scalando il valico più alto del mondo e a oltre 5.800 metri di altitudine. A compiere questa straordinaria impresa è un fanese, si chiama Gianluca Cantiani. Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un ciclista, quando monta in bicicletta, lancia una sfida, innanzitutto con se stesso, prima che con gli avversari. Pedalata dopo pedalata, guadagnando metro su metro, cercando sempre il proprio limite, aggrappandosi, oltre che al manubrio, alla sua forza di volontà. Non mollare, non mollare mai, anche quando fegato, stomaco e muscoli ti dicono basta. Ogni metro guadagnato è un metro strappato alla sconfitta, è un passo in più, verso il sogno, verso il traguardo. Che non cambia mai. Ed è un sogno, inseguito per tanto tempo, quello che è riuscito a realizzare, grazie al suo cuore e ai suoi muscoli, Gianluca Cantiani di Fano, con l'amore per la bici, un amore nato fin da piccolo quando suo padre gli regalò la prima bicicletta e da allora non ha mai smesso di pedalare. Il mondo quattro volte contro il vento due. Il 17 di agosto è partito per l'India e in 9 giorni è salito sul tetto del mondo dei passi carrabili, il Kardongla, a 5.693 metri sul livello del mare, 35 km di salita massacrante con pendenze tra il 10 e il 12%.
Un'impresa riuscita a pochi se consideriamo che nei 9 giorni, assieme alla sua compagna di avventura, ha fatto anche altri 3 passi in altura, tra i 4.000 e i 5.000 metri. Era un mio sogno nel cassetto. Avevo letto un articolo sul giornale di un alpinista che, dopo aver scalato un monte di 8.000 metri, sempre lì nella catena dell'Himalaya, ha fatto questa impresa. E quindi praticamente mi ha invogliato e stimolato di ripetere questo percorso, in quanto abbiamo dovuto noleggiare le biciclette a Manali e l'autista con la Jeep, non sapevamo dove andare a dormire, molte volte non abbiamo raggiunto delle città e quindi abbiamo dovuto dormire in campi tendati. È stata una bellissima esperienza. E quello che mi è piaciuto molto il fatto è, oltre ai paesaggi, che sono paesaggi spettacolari, perché da noi in Italia non è che si vedono paesaggi a 5.000 metri, quindi questi monti con la neve eccetera eccetera, è il fatto di avere in questi 550 km di percorso, di avere notato 5-6 etnie diverse di popolazione indiana, fino ad arrivare a lì, che lì praticamente sono tutti tibetani, perché ne sono. E quindi ecco, è stata anche questa esperienza culturale che mi ha affascinato. Qual è stata la difficoltà più grossa che hai dovuto superare? Ma adesso difficoltà grosse non ci sono state, a parte il primo giorno che siamo partiti per fare il passo di 3.850 metri che praticamente ci ha grandinato, abbiamo pedalato sotto la grandine, dopo vabbè eravamo tutti attrezzati a livello d'abbigliamento, però non è che dà tanto gusto quanto ti fa i chicchi di grandine che sono grossi come, non dico una noce, ma poco. Ci manca. Prossima impresa che hai in mente di fare? Non lo so, adesso per questo sto bene. Vai, che fatto? Sì, vai tranquilla. Vai, cosa vuoi che sia? Era peggio la salita. Ed è arrivato il parere favorevole del Consiglio provinciale alla nascita, mediante fusione, di 2 nuovi comuni in provincia di Pesaro e Urbino. Prevista in 2 proposte di legge regionali. Sono i comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piaggio e San Giorgio di Pesaro che si fonderanno in Colli Rovereschi. Quelli di Monte Maggiore al Metauro, Saltare e Serungarina diventeranno Città Nuova al Metauro. Dopo il parere della provincia di Pesaro Urbino e dei consigli comunali interessati, la proposta di legge verrà trasmessa alla competente commissione assembleare regionale che sarà chiamata ad esprimersi. Successivamente è prevista la deliberazione del consiglio regionale sull'indizione del referendum consultivo previsto dalla legge regionale, la cui data verrà fissata dal presidente della regione con proprio decreto. A Urbino, per la 61esima edizione di Aquiloni in Festa, la contrada di Mazzaferro ha vinto spingendo il suo aquilone più in alto e più lontano di tutti gli altri. Gli aquiloni, bianchi ali sospese, come recita la poesia omonima del poeta Giovanni Pascoli, sottile collegamento dell'uomo e la sua anima tra cielo e terra. L'aquilone, potente macchina del tempo che riconduce alla libertà e alla spensieratezza della gioventù. Forse sta proprio in questo il segreto del successo delle manifestazioni legate a questo esile strumento di divertimento che alle volte, nelle forme e dimensioni, diventa imponente e maestoso, ultracolorato o monocromatico. Ed è Viola, l'aquilone vincitore della 61esima edizione della Festa dell'Aquilone di Urbino. La contrada Mazzaferro, dopo un testa a testa con la Piantana, è il caso di dire la battuta sul filo di lana. 2 erano i criteri, come sempre, per aggiudicarsi la vittoria: andare più in alto e più lontano di tutti. La contrada Mazzaferro se lo è aggiudicato per la 3ª volta, già vincitrice nel 1992 e nel 2012. Il premio di bellezza per l'aquilone tridimensionale è andato al leone di Hong Kong. Meritori di menzione anche il Paperone, con tanto di banda Bassotti al seguito, e il Pokémonte e l'Homer Simpson sul divano.
tanta affluenza e nasi all'insù per godere di questo spettacolo di colorati pezzi di carta danzanti nel cielo. Si svolgerà domani l'autopsia disposta dal PM di Urbino sul cadavere di Josefa, la badante polacca di 51 anni, trovata morta ieri sera nell'abitazione dell'anziana di 88 anni che accudiva a Macerata Feltra. Si tratta quasi sicuramente di un suicidio. Domenica 4 settembre, tappa fanese della Coppa Italia fin 2016, che ha visto prevalere gli equipaggi più abituati alle condizioni dure del mare, con l'ingresso del vento di Scirocco. Al terzo posto l'atleta del club nautico fanese Giacomo Giovanelli, che risulta essere anche primo classificato tra gli equipaggi master, atleti oltre i 40 anni, premiati dall'assessore allo sport Caterina Del Bianco. Da segnalare anche la prestazione del pesarese Pietro Corbucci del club nautico Pesaro, che è salito per la prima volta sull'imbarcazione messa a disposizione il giorno della prima regata di sabato, ha collezionato un ottimo sesto posto nella classifica finale. Restiamo in mare. Si intitola Sea Deville ed è un film indipendente girato a Fano, le cui riprese sono terminate ormai da un po' di tempo. La troupe, tutto il cast, però prima di lasciare la città ha voluto ringraziare appunto la città della fortuna per l'ospitalità. Mostri delle leggende che circolavano, sono leggende marinare. Noi cerchiamo qualcosa di 20 metri, mai sentito. Un lungometraggio girato a Fano che parla di mare e di un uomo e la sua suggestione unita ad un'ossessione legata ad un'antica leggenda. Lo specchio di mare davanti a Fano diventa lo scenario, il centro della narrazione. Lo vedremo sugli schermi nella prossima estate. Il suo regista, data la splendida accoglienza ricevuta dalla città, ha promesso che la prima avverrà proprio a Fano, data da definire naturalmente, perché terminate le riprese la settimana scorsa, ora inizia il lavoro duro in sala montaggio. Il cast è tutto proveniente dal mondo Rai, attori di caratura nazionale ed un regista originario di Sorbolongo che ha passato qui le sue vacanze con i nonni e che non poteva far altro che pensare a Fano per il suo primo film da regista indipendente. Oltre alla location, anche le scenografie sono made in Fano, curate da Tiziana Stefanelli, fondatrice del teatro Lavanda. Nei giorni di lavorazione siamo stati sul set per incontrare parte del cast. Ci stiamo imbarcando in questo lavoro che è un film di genere e io mi sono formato con il cinema di genere. Il genere purtroppo tende sempre in Italia ad essere dimenticato. Noi veniamo da una grande tradizione di cinema di genere, insomma il nostro cinema horror, thriller, il poliziottesco degli anni 70 ce lo invidiano in tutto il mondo, il western, insomma. E però nel tempo ce lo siamo dimenticati. Si tratta di un confine che andrà tracciato durante il percorso di questo personaggio, in quanto a un certo punto non si capirà se questo mostro io lo vedo perché lo voglio vedere o se è frutto di un problema fisico che io ho, quindi comunque una ricerca direzionata evidentemente verso qualcosa di più remoto. Qual è il rapporto con il cinema indipendente, con questa riscoperta? Questa hai ragione, questa è una bella domanda, perché io amo quasi esclusivamente il cinema indipendente in Italia, perché l'altro, quello diciamo dipendente, quello ufficiale, mi fa leggermente orrore, orripilo, perché sono veramente pochi che se la raccontano tra di loro ed è abbastanza inutile e triste proprio uscire fuori da quello che veramente dovrebbe essere un meccanismo industriale del cinema. Quindi devo dire che in questo senso i giovani che si stanno muovendo adesso, gli ultimi tre o quattro film che ho fatto sono tutti indipendenti con dei giovani. Mi ha fatto molto piacere fare, sono state anche delle belle sorprese e mi sembra l'unica cosa che si possa fare in questo momento per l'industria del cinema, che non è appunto un'industria, perché quando sono soltanto 40 persone che si raccontano tra di loro non può essere un'industria, è soltanto un meccanismo ego riferito, insomma.
Allora non ci rimane altro che aspettare la prossima estate. Allora, tra poco di segnalazioni ne sentiremo tante, soprattutto quelle che arriveranno direttamente da voi telespettatori, perché tra poco arriverà qui nel nostro studio il sindaco di Fano Massimo Seri, perché tra poco appunto inizierà Primo Cittadino in diretta. Qui vedete dal cartello i contatti, se volete intervenire in diretta 86 14 33 oppure attraverso WhatsApp potete inviarci brevi messaggi al 338 4968 250. Dicevo, prima di chiudere però guardiamo una segnalazione, è una segnalazione che ci è arrivata ieri su WhatsApp, la guardiamo perché fa anche un po' ridere se vogliamo. Guardate questa fotografia, si tratta di asfaltature, i famosi lavori alla sporcaccione, così scrive il nostro segnalatore, sarebbero questi i famosi asfalti di ultima generazione? Se a qualcuno gli viene in mente di chiamare Striscia la Notizia sicuramente ci etichetterebbe come la città delle pezze, un cittadino che paga le tasse, e questa è la fotografia appunto che fa riferimento alla segnalazione. Bene, ci fermiamo qui adesso, noi il tempo di sistemare lo studio, pubblicità, e poi ci ritroveremo in diretta tra poco. Arrivederci.